La festa dell'Europa. Ben sei scuole della città e ragazzi provenienti dalla Polonia, dalla Russia, dalla Bielorussia, Lettonia, Estonia, Georgia, Armenia, Romania, per sottolineare l'importanza del sentirsi parte dello stesso mondo. L'AICRE, l'Associazione Italiana Comuni e Regioni d'Europa, ha voluto organizzare l'incontro in collaborazione con l'Arciragazzi e proprio per guardare un po' più in là rispetto all'attuale condizione espressiva di un paese vittima di una difficile politica economica. Importante anche la sede scelta, ovvero Villa Mascolo, in quanto villa storica del Vesuviano, riportata alla luce oggi Museo di Scienze ed Espressione di Innovazione. L'importanza dell'Unione Europea, l'Unione Europea sia sotto il profilo economico e finanziario, sia sotto il profilo sociale, quindi di aggregazione tra i popoli. Certamente, proprio la festa dell'Europa ci deve mettere nella condizione di entrare nel vivo di queste questioni, perché siamo davanti ad una situazione che ci impone di capire esattamente quale direzione deve assumere la Unione Europea. Noi riteniamo, l'AICRE, l'Associazione dei Comuni e delle Regioni d'Europa, ha questa prerogativa, cioè portare avanti il discorso per raggiungere l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa, anche se la cosa potrebbe sembrare ancora molto lontana. Ritengo che sia importante ancora di più oggi raccontare il potenziale di crescita che deriva dall'Unione Europea, mettere insieme le risorse in maniera intelligente e controllarle, a differenza di quanto fa spesso il nostro paese, sicuramente porta un valore aggiunto. Quindi migliorare la nostra pratica di relazioni con l'Unione Europea, ma assolutamente non dubitare dell'utilità per uscire fuori dalla crisi dell'Unione. Oggi noi pensiamo che dall'Unione Europea derivino solo sanzioni e doveri, mentre invece ci sono tanti diritti che possono essere agiti dai cittadini ed è importante partire dalla giovane età, diciamo, dai più piccoli, perché solo partendo dai più piccoli forse si riesce a far permeare questo messaggio. I giovani possono parlare o, diciamo, navigare su internet e quindi unirsi all'Europa, a lei, al Parlamento, mandare delle email, però io le vedo ancora molto lontane. Gli strumenti ci sono tutti, il problema è che l'Unione Europea è un organismo internazionale speciale che ha dei poteri maggiori rispetto alle organizzazioni internazionali riconosciute, diciamo, dalla legislazione internazionale, ma non ha cancellato gli Stati membri. Ma poi per non violare la regola della sussidiarietà e soprattutto per non invadere la sovranità nazionale, non può entrare nelle scelte dei singoli stati. Ci sono molti stati che hanno lavorato molto bene con le risorse europee e quindi sono diventati dei grandi sostenitori dell'Unione Europea. Il nostro paese deve migliorare le sue performance. Importante la partecipazione dei ragazzi al dibattito tenuto con i rappresentanti dell'AICRE e con l'europarlamentare Erminia Mazzoni. Che progetto avete per noi bambini per il futuro dell'Unione Europea? Il progetto dei bambini è quello di cercare di farvi sentire cittadini dell'Unione Europea. È importante che io ti trasmetta che cosa vuol dire essere tutti insieme all'interno di una cornice europea, in modo che tu domani, quando incontri una bimba come te, della tua età rumena, tu non debba dire siamo diverse. Sapere quali altre problematiche ci sono in Europa oltre la spazzatura? Se i vostri genitori hanno un momento di difficoltà economica e guadagnano 10 euro in meno al mese, che cosa fanno? Non vi fanno più mangiare? O stabiliscono di rivedere la spesa in maniera diversa. Diranno, invece di mangiare la carne tutti i giorni, mangeremo due volte in più le uova o qualcosa che costa meno. Ma comunque ai bisogni dei nostri figli dobbiamo pensare. Sicuramente vi faranno vestire, eviteranno di comprarvi tutti i capi firmati, ve ne compreranno uno forse, ma poi penseranno soprattutto a darvi qualcosa che vi protegga dal freddo d'inverno e che vi ripari dal caldo d'estate.